Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia. Sono le 18 e un minuto del 17 settembre 2019, un'ora Aprile. settembre, sì, hai ragione, aprile, grazie, grazie. Prego. Era un po' sfasato, Sì, era un in po' anticipo. sfasato, sì, esatto, ero un po' in anticipo. 19 aprile 2019. L'anno l'ho preso giusto, sì, 2019. Un'ora dedicata alla migliore cultura finanziaria con un'analisi del mercato americano svolta dal nostro grande Gianni Mattioli. Parleremo di molte cose oggi che riguardano il mercato americano, parleremo di Facebook, parleremo di un metodo che fa riferimento ad un grande economista statunitense. Parleremo di aziende da tenere sotto la lente come opportunità possibile di investimento. Gli argomenti sono tanti e non voglio anticiparli io e lascio quindi la parola a Gianni Mattioli, che è già collegato con noi e a cui cedo volentieri il controllo del video affinché possa cominciare la sua esposizione. Gianni, Grazie. credo che tu sei collegato, sei anche molto attento perché hai giustamente corretto il mio strafalcione settembre con aprile, e a te la parola. Bene, buon pomeriggio a tutti. Si vedono le slide? Direi di sì. Sì, si vedono abbastanza bene. Un attimo che chiediamo conferma ai nostri ascoltatori, direi di sì, proprio sì. Puoi tranquillamente proseguire. Bene, allora il webinar di oggi, 17 aprile 2019, ha i seguenti contenuti. Nell'ultimo webinar che abbiamo fatto il 2 di aprile c'è stato un problema di collegamento, un problema tecnico, quindi è stato un webinar un po' di corsa. Quindi riprenderò alcuni argomenti che abbiamo trattato e farò un breve riepilogo dell'ultimo webinar. Gli argomenti invece di oggi sono il modello delle cinque forze del professor Porter, che è docente alla Harvard University ed è titolare della cattedra di strategia e competitività. Faremo la valutazione di Facebook per vedere se i valori che sono quotati in questo momento in borsa corrispondono alle aspettative di reddito dell'azienda. Poi parleremo di due titoli sotto la lente: uno è Gevo, che è una società che produce benzina verde, e l'altra è Cloudera nel settore del cloud computing. Vediamo alcune slides dell'ultimo webinar. A dicembre avevamo indicato una 10 aziende da mettere in portafoglio per il 2019. Abbiamo fatto la rilevazione il 22 di marzo e questi sono i valori di rialzo dei vari titoli: 58, 37%, sono tutti titoli in rialzo. L'unico che non è andato bene è questo Tilray, una società di cannabis che ha avuto un ritracciamento. Io ho spiegato nell'ultimo webinar quali erano i motivi. Comunque avevamo fatto una rilevazione a febbraio e il rialzo medio era del 15%, a marzo era del 20%, quindi nel periodo dicembre-marzo questi titoli hanno avuto un rialzo medio del 20%. Abbiamo visto poi il modello del Boston Consulting Group, che è un modello che consente di individuare il posizionamento strategico di un'azienda o di un prodotto in funzione delle quote di mercato e del tasso di crescita del mercato di riferimento. Sono quattro le tipologie individuate, poi le abbiamo descritte, sono le stelle, le aziende, diciamo, che sono produttrici di reddito, le aziende che sono in bilico e quelle che invece sono in fase di uscita dal mercato, come azienda o come prodotto. Avevamo poi applicato il modello del Boston Consulting Group a 12 settori produttivi, che erano questi che vedete in questa slide, e avevamo fatto poi una mappa dei settori per classificarli in funzione del quote di mercato e del mercato di crescita. Quindi questa era la situazione di questi 12 settori in termini di
crescita di mercato e di quote di mercato. Poi, oltre a guardare i settori, abbiamo analizzato alcune aziende all'interno di ciascuno di questi settori e abbiamo parlato quindi di Google, Microsoft e IBM, piuttosto che di aziende nel settore delle auto elettriche, che sono aziende che operano un mercato di nicchia come NIO e Solo. Vediamo oggi il modello delle cinque forze. Il professor Porter ha messo a punto diversi modelli per fare l'analisi fondamentale. Questo è uno dei più noti, il modello delle cinque forze. Ce n'è un altro che vedremo in uno dei prossimi webinar, che è il modello della catena del valore, che è un modello anche lui molto importante come questo delle cinque forze. Che cosa serve il modello delle cinque forze? Serve per misurare la redditività di un settore. È composto appunto di cinque elementi, ve li declino: la minaccia di nuove aziende che entrano nel settore, la minaccia di nuovi prodotti sostitutivi rispetto a quello proposto dall'azienda, il potere contrattuale degli acquirenti, quindi dei consumatori, il potere contrattuale dei fornitori. E la parte centrale è la concorrenza che c'è nel settore. Quindi queste cinque forze sono quelle che determinano la redditività di un settore. Andando più avanti, in questo grafico, vedete che ci sono le cinque forze indicate e per ognuna di queste cinque forze ci sono le variabili che le compongono. Adesso entreremo nel dettaglio di ognuna di queste variabili, cercando di approfondire la loro importanza in quanto forza che diciamo, si compone per arrivare alla redditività di un settore produttivo. Facciamo alcune considerazioni generali. La competitività in un settore non dipende solo dai concorrenti. Questo modello del professor Porter dimostra esattamente questo. Normalmente si tende a pensare che la competitività in un settore dipenda solamente dai concorrenti, ma non è in realtà così. Ci sono anche altre forze, come vedremo, che entrano in gioco. Un'affermazione ovvia è che dove c'è maggior competizione ci sono minori profitti all'interno di un settore. Nei settori invece dove c'è bassa competizione i profitti sono più alti ed essendo un settore che genera alti profitti c'è la tendenza di nuove aziende ad entrare in questo settore per approfittare della redditività. I settori a bassa concentrazione mostrano una alta rivalità. Che cosa vuol dire? Bassa concentrazione vuol dire che ci sono molte aziende che competono in quello stesso settore e proprio per questo, essendo molte aziende, aumenta il livello di rivalità e di competitività tra di loro. Un'altra osservazione di carattere generale, all'interno di un settore le aziende possono avere una redditività diversa. Cioè, se un settore ha una redditività media, non è detto che tutte le aziende che fanno parte di quel settore abbiano una redditività media. In funzione del loro modello di business, possono avere una redditività lievemente superiore o lievemente inferiore. Dipende un po' dall'organizzazione interna dell'azienda e anche dal management. In generale, i settori che hanno degli alti costi fissi hanno una bassa redditività. Vedremo, faremo degli esempi come nel settore del trasporto aereo, che è il tipico settore ad alti costi fissi ed è uno dei motivi per cui il trasporto aereo presenta sempre una bassa redditività. Il modello del professor Porte ha quindi cinque forze in azione. Quando cambia il valore di una forza, ovviamente cambia anche la redditività del settore. Vediamo adesso forza per forza quali sono le variabili che influenzano. Vediamo per esempio che cos'è che influenza l'entrata di nuovi concorrenti in un settore. Innanzitutto, come abbiamo già detto, la redditività del settore. Se la redditività di un settore è alta, gioco forza che ci siano un certo numero di aziende che cercano di entrare in quel settore.
Un altro fattore che può agevolare o disincentivare l'ingresso di un'azienda in un settore sono le cosiddette barriere d'ingresso. Le barriere d'ingresso cosa sono? Possono essere le licenze, i brevetti, oppure per esempio nel settore farmaceutico, nelle biotecnologie, l'alta competenza scientifica. Quindi un'azienda che vuole entrare nel settore farmaceutico ha una barriera d'ingresso elevata, perché deve possedere un'alta competenza scientifica per poter sviluppare i prodotti farmaceutici che intende commercializzare. Così come ci sono anche altri esempi che si possono fare, per esempio nel settore delle licenze, diciamo, un esempio banale è il settore dei taxi urbani che prevedono diciamo, il possesso di una licenza, e questo è un ostacolo all'ingresso di nuovi concorrenti, anche perché poi i numeri sono bloccati. Un altro elemento che diciamo, è ostacolo per l'ingresso di nuove aziende sono il livello degli investimenti necessari. Io qui ho riportato due esempi. Oggi, se uno volesse creare un'acciaieria, dovrebbe avere un capitale disponibile estremamente elevato, mentre se vuole creare un sito di e-commerce, il capitale necessario è minimo. Quindi, in funzione degli investimenti necessari, si possono avere meno o più entranti in un settore. Un altro settore dove gli investimenti necessari sono molto elevati è il settore automobilistico, e questo è uno diciamo, dei fattori che scoraggia la nascita di nuove aziende automobilistiche. Un altro fattore che è importante per l'entrata di nuovi competitors è la fedeltà al marchio che esiste in un determinato settore. Per esempio, nel settore del computing, oltre che negli smartphone, Apple ha sempre avuto dei consumatori che hanno un'alta fedeltà al marchio Apple. L'esempio contrario è nel trasporto aereo, dove non è importante il brand, cioè se l'azienda è American Airlines piuttosto che Qantas. La competizione è giocata sul prezzo, non sulla fedeltà al marchio. L'ultima variabile che influenza l'ingresso di nuove aziende in un settore è il costo del cambiamento, cioè il consumatore che già è diciamo, utente di quel settore. Quanto costa lui cambiare azienda o prodotto se entra una nuova azienda? Per esempio, nel settore dei farmaceutici il costo del cambiamento è molto elevato. Un paziente che è abituato ad usare un certo farmaco normalmente non ha la tendenza a cambiare prodotto solamente per questioni di prezzo. Rimane fedele al farmaco che ha sempre utilizzato. Il costo del cambiamento invece nel trasporto aereo è praticamente minimo, nel senso che se si sceglie una compagnia o un'altra, le differenze di prezzo sono abbastanza basse, poi non c'è una fedeltà al brand. Quindi questi 5-6 fattori, perché c'è anche l'economia di scala che sono importanti nell'entrare in un nuovo settore. Le economie di scala sono per esempio molto elevate nel settore dell'auto, perché chi entra nel settore automobilistico e produrre auto deve porsi come obiettivi di produzione dei numeri molto elevati, perché se non ci sono delle economie di scala l'azienda automobilistica non sta in piedi. Quindi, ricapitolando, queste sono le 6 variabili che influenzano l'entrata di nuovi concorrenti nel settore. Vediamo adesso l'altra forza in gioco, che sono i prodotti sostitutivi nel settore. Bisogna fare chiarezza sul concetto di prodotto sostitutivo, che non è un prodotto concorrente. Per esempio, il pesce è un prodotto sostitutivo della carne, il caffè è un prodotto sostitutivo del tè.
La Pepsi Cola non è un prodotto sostitutivo della Coca-Cola, è un prodotto concorrente perché ha le stesse basi produttive e si riferisce allo stesso mercato di utenti, quindi non è un prodotto sostitutivo, ma è un prodotto competitivo. Qui invece parliamo di prodotti sostitutivi, cioè prodotti che sostituiscono quelli attualmente presenti sul mercato. Quali sono le variabili che influenzano le entrate di prodotti sostitutivi? Innanzitutto il numero di prodotti sostitutivi disponibili. Quanto maggiore sono presenti i prodotti sostitutivi, più difficile è entrare in quel settore di mercato. Un altro fattore che influenza la sostituzione di un prodotto è la propensione dei consumatori a sostituire il prodotto, perché ci sono dei settori produttivi dove la fedeltà al prodotto e al brand è elevata, quindi non c'è propensione dei consumatori a sostituire il prodotto che attualmente usano. Bisogna anche vedere la competitività economica del sostituto, cioè se è un prodotto che costa meno, che ha un rapporto prezzo-beneficio migliore rispetto ai prodotti che già esistono sul mercato. C'è anche da valutare la percezione della differenziazione, perché un consumatore deve percepire che il nuovo prodotto che sta entrando sul mercato è effettivamente differente per caratteristiche e per prezzo da quelli che sono già presenti sul mercato. Un'altra variabile che influisce su questa forza è il costo del cambiamento, cioè quando sta entrando nel mercato un prodotto sostitutivo. Qual è il costo del cambiamento per l'utente finale? Se è un costo accettabile oppure se è un costo elevato? E quindi il prodotto sostitutivo non ha successo e non riesce ad affermarsi in quel settore di mercato. Quindi, ricapitolando, per quello che riguarda l'entrata di prodotti sostitutivi nel settore, queste sono le cinque variabili che il professor Porter ha individuato per modificare il valore di questa forza. L'altra forza in gioco per capire la redditività di un settore è il potere contrattuale dei fornitori. Questo è un elemento importante. Questo dipende ovviamente dal numero e dalle dimensioni dei fornitori. Se è un mercato molto concentrato, in cui il numero di fornitori sono pochi e la dimensione è alta, e i fornitori hanno un potere contrattuale ovviamente alto. Questo lo vedremo nel settore del trasporto aereo e dei fabbricanti di aerei. Quindi, ripeto, il numero e dimensione dei fornitori è importante. Quanto minore il numero e maggiore la dimensione, i fornitori hanno maggior potere contrattuale verso gli altri attori del settore. La disponibilità di prodotti sostitutivi del fornitore, cioè se un fornitore ha a disposizione il prodotto A, ma ne esistono N che lo possono sostituire, ovviamente il potere contrattuale del fornitore è più basso. Se invece non ci sono prodotti sostitutivi, quindi o si compra il prodotto A oppure non si può comprare altro, ovviamente il potere contrattuale del fornitore è molto più alto. Anche qui l'unicità dei prodotti del fornitore. Se è un prodotto che non ha uguale sul mercato, ovviamente il fornitore ha un potere contrattuale molto più alto. Se invece ci sono una serie di prodotti simili, la capacità contrattuale del fornitore è decisamente più bassa. L'altra variabile è il costo di sostituzione dei prodotti del fornitore, cioè se l'utente A è abituato a acquistare il prodotto B di un certo fornitore, quanto costa sostituirlo con il prodotto di un altro fornitore? Se questa sostituzione è vantaggiosa economicamente oppure no? Ovviamente se la sostituzione è vantaggiosa economicamente, il potere contrattuale del fornitore diminuisce. Vediamo la quarta forza in gioco, che è il potere contrattuale degli acquirenti. Gli acquirenti sarebbero in definitiva i consumatori nel settore. Quindi il potere contrattuale innanzitutto dipende dal numero degli acquirenti. Maggiore il numero degli acquirenti, ovviamente è maggiore il potere contrattuale.
Dipende anche, un'altra variabile è la dimensione degli acquisti, cioè se un consumatore o diciamo, un'azienda cliente acquista grandi quantità dello stesso prodotto, ovviamente ha un potere contrattuale come consumatore, come acquirente maggiore. Se acquista piccole, realizza piccoli acquisti, ovviamente ha un potere contrattuale minore. Un'altra variabile in gioco è la capacità dell'acquirente ad acquistare un prodotto sostitutivo, cioè dipende dalla gamma dei prodotti che sono sul mercato e quindi l'acquirente se ha la possibilità di scegliere altri prodotti. Questa è una variabile che ha avuto che sta avendo una grande importanza grazie allo sviluppo di internet. Quindi oggi qualsiasi acquirente o qualsiasi consumatore ha la possibilità di accedere a N aziende produttrici e di cercarsi prodotti sostitutivi che siano più convenienti all'acquisto. Anche qui è il costo di sostituzione per l'acquirente. Nel momento in cui si cambia prodotto, qual è il costo del cambiamento del prodotto? Si risparmia, si spende di più, si rischia di più e quindi l'acquirente, in funzione di queste variabili, sceglie se sostituire il prodotto che attualmente sta utilizzando oppure no. Qui c'è quest'altra variabile, la disponibilità di informazioni per l'acquirente. Come dicevo, internet, e poi diciamo, l'e-commerce in generale ha creato una grande disponibilità di date e di informazioni per l'acquirente. Quindi diciamo, non dico che è un mercato perfetto, ma è sicuramente un mercato su cui l'acquirente ha un universo di informazioni difficilmente calcolabile, quindi può confrontare qualità di prodotti e prezzi offerti autonomamente senza essere forzato in una direzione o nell'altra. C'è un'altra variabile importante che è la sensibilità al prezzo dell'acquirente. Ci sono dei settori dove la sensibilità al prezzo è più evidente, per esempio il trasporto aereo. Per differenza del 10%, sicuramente a parità di tratta, un acquirente sceglie la compagnia più economica rispetto a quella più cara. In altri settori, come il settore farmaceutico, la sensibilità al prezzo è molto minore. Non è che si cambia farmaco perché quell'altro costa il 10% di meno. Esiste una certa fedeltà ad un certo prodotto. Ovviamente anche una certa sperimentazione del farmaco a cui si è abituati e quindi la sensibilità alla variazione di prezzo è molto minore. Continuate a sentirmi, Maurizio? Sì, perfettamente, sì, assolutamente, stiamo sentendo, stiamo seguendo con grande interesse quello che ci stai illustrando, ci stai insegnando soprattutto. Dunque, adesso presento la quinta forza, che è quella che diciamo, influenza la competizione tra le aziende esistenti in un settore. Abbiamo visto pr le prime quattro forze, cioè il potere contrattuale dei fornitori, il potere contrattuale dei consumatori, le potenzialità di ingresso di nuove aziende e la minaccia di prodotti sostitutivi. Queste sono le quattro forze al contorno. Vediamo che cosa succede a livello di competizione all'interno di un settore tra le aziende esistenti. Quindi questo dipende ovviamente dal numero delle aziende. Maggiore è il numero delle aziende in un settore e maggiore è la competizione. Maggior competizione vuol dire minori profitti. Diversità dell'azienda anche qui è importante perché ci sono settori in cui ci sono molte aziende, però sono molto diverse tra loro. Essendo molto diverse tra loro, ognuna opera in un certo mercato di nicchia proprio e quindi la competizione tra di loro è minore. Ma se le aziende sono più o meno analoghe, ovviamente si comincia a scatenare la competizione sui prezzi e sulle campagne pubblicitarie per affermare un prodotto che è simile ad un altro. Quindi la diversità delle aziende è anche importante per capire il livello di rivalità che c'è in un settore. Il tasso di concentrazione nel settore. Quanto più il settore è concentrato, quantomeno
la competizione è presente. Un tipico esempio è il settore farmaceutico. Rispetto ad altri settori, nel settore farmaceutico sono presenti molte meno aziende e sono tra l'altro di grandi dimensioni. Quindi il fatto che siano un settore molto concentrato diminuisce la competizione fra le aziende farmaceutiche. Ci sono altri settori, per esempio l'e-commerce, che è un universo sconfinato in cui ci sono centinaia di aziende che operano nello stesso settore. Quindi il livello di concentrazione è molto basso e quindi la competizione aumenta tra questo numero di aziende. Un altro fattore importante per la competitività in un settore è la crescita. Ovviamente se c'è crescita in un settore, le aziende possono diversificare, possono immettere nuovi prodotti sul mercato, quindi la competitività tra le aziende tende a diminuire. Dove invece la competizione cresce quando il mercato è stagnante, perché le aziende non hanno possibilità di espandersi e quindi combattono sempre sulle stesse quote di mercato e sugli stessi prodotti. E quindi a quel punto la competitività tra le aziende del settore aumenta. Importante anche il livello di fedeltà. Nei settori dove c'è più fedeltà al marchio, ovviamente c'è meno competizione, meno guerra sui costi, meno investimenti pubblicitari, perché ormai ognuna di queste aziende ha consolidato un proprio portafoglio clienti che è fedele, quindi non deve impegnarsi con investimenti costosi o guerra dei prezzi. E questo, diciamo, è un fattore che diminuisce la competitività. È ovvio anche il viceversa, cioè nei settori dove non c'è fedeltà la competizione è feroce. Questo è il settore del trasporto aereo, dove non c'è praticamente la fedeltà al marchio è molto bassa. La guerra tra le compagnie aeree è una guerra di costi e con investimenti pubblicitari notevoli. L'altro fattore l'ultima variabile che aumenta o diminuisce la redditività di un settore per aziende esistenti sono le barriere d'uscita. Cosa sono le barriere d'uscita? Sono, diciamo, le difficoltà di un'azienda che non fa utili in un settore, anzi perde, le difficoltà ad uscire da questo settore. Le barriere d'uscita sono fondamentalmente i costi fissi, cioè nei settori in cui c'è un'alta componente di costi fissi, come nel settore aeronautico, è difficile far uscire l'azienda da quel mercato perché avrebbe dei costi estremamente elevati. Un'altra barriera d'uscita, per esempio, sono i debiti di lungo termine, quindi un'azienda non può interrompere la propria attività finché non ha saldato i propri debiti, e questo quindi comporta un esborso di capitale nel breve. Questo chiaramente è un'altra barriera d'uscita. Quando le barriere d'uscita sono elevate, le aziende che non riescono ad uscire rimangono in quel settore e fanno di tutto per rimanere a galla. Quindi questo aumenta la rivalità tra le aziende e la competitività. Quindi queste sono le sei variabili che influenzano la competizione di aziende che sono già esistenti in un settore. Gianni, hai bisogno di un bicchiere d'acqua? Perfetto. Sì, stavo per dirtelo. Un attimo, riprendi un attimo la parola. Prendo Grazie. io la parola, così ti lascio tranquillo di bere un bicchiere d'acqua, perché ci hai raccontato delle cose veramente straordinarie e interessantissime. Io quando dico nei miei articoli, negli inviti che mando ai nostri lettori, mando a tutti voi che partecipate ai nostri webinar, dico che quello che ci insegna Gianni Mattioli in Italia è capace solo lui di insegnarlo in lingua italiana. Credetemi, questo tipo di lezioni di cultura finanziaria a altissimo livello le trovate probabilmente in lingua inglese in qualche webinar o contenuto prodotto dalle università più prestigiose degli Stati Uniti. Oppure le trovate in lingua italiana su Traders Magazine Italia, grazie a Gianni Mattioli. So di non essere smentito o smentibile in quello che dico, perché corrisponde esattamente a verità.
Vi dico anche che il servizio gestito da Gianni Mattioli, Nasdaq Professional, è in offerta speciale e per tutti i partecipanti a questo webinar. Precisamente l'offerta è la 6x12 più 100, cioè l'offerta che permette di prendere un anno di servizio pagando soltanto 6 mesi più 100 euro. Vi dico anche, come sempre, che c'è una possibilità di mandare un WhatsApp o un SMS al 320 8756 444 per poter avere un'offerta assolutamente personalizzata. Ma rimanete in linea perché, come sempre, ci sarà nella conclusione di questo webinar, per chi è più veloce fra voi, la possibilità di mandare un WhatsApp, un SMS e di prendere qualche cosa che è ancora più conveniente della già conveniente offerta che avete visto. 320 8756 444, potete prenotarvi, ma fra 20 minuti circa daremo inizio alla gara per chi è più veloce. Gianni, ti ripasso di nuovo il controllo del video, se sei pronto. Sono pronto, sono pronto. Perfetto. Eccoci. Dunque, così come avevamo fatto quando abbiamo presentato il modello del Boston Consulting Group, e avevamo scelto 12 settori produttivi e quindi avevamo fatto un esercizio di applicazione, questa volta io ho selezionato 7 settori su cui applicare il modello del professor Porter. Questa tabella, questi sono i settori che avrei selezionato, che ho selezionato: il trasporto aereo, il settore automobilistico, il settore farmaceutico, tutta l'area del cloud computing e dell'intelligenza artificiale, l'area dell'e-commerce, il settore della cannabis e delle biotecnologie. Qui ci sono le quattro variabili fondamentali: i potenziali entranti, i prodotti sostitutivi, il potere dei fornitori, il potere dei clienti e qui in fondo la redditività. Per abbreviazione, A significa alta, M media e B bassa. Adesso commenterò settore per settore e forza per forza, perché è stato messo medio, alto o basso e perché poi la redditività del settore è stata giudicata bassa, media o alta. Cominciamo con il trasporto aereo. I potenziali entranti. Il trasporto aereo, sì, per entrare ha bisogno di grandi capitali, però stiamo vedendo sempre più frequentemente l'ingresso di compagnie low cost che hanno dei modelli di business più attraenti rispetto alle compagnie tradizionali. Quindi la potenzialità dei nuovi entranti è stata giudicata come media. I prodotti sostitutivi anche loro sono medi perché esistono prodotti sostitutivi del trasporto aereo, che è il trasporto in automobile, i treni ad alta velocità che sono sempre più diffusi, non in Italia al momento, ma in altri paesi del mondo. E quindi anche sui prodotti sostitutivi la minaccia è stata giudicata media. Il potere dei fornitori. Il potere dei fornitori nel trasporto aereo è molto alto perché una compagnia perché ci sono due produttori di aerei nel mondo, la Boeing e l'Airbus. Quindi la compagnia di trasporto aereo ha solo la possibilità di rivolgersi a questi due fornitori. E quindi il potere che hanno i fornitori è estremamente elevato. Possono mettere in atto dei prezzi che sono anche a volte esagerati, proprio per il fatto che sono solamente due al mondo. Tra l'altro, a loro volta, sia la Boeing e la Airbus sono vittime dello stesso meccanismo, perché al mondo ci sono solo due aziende che producono turbine per gli aerei. Una è la General Electric americana e l'altra è la Rolls-Royce inglese. C'era un'altra azienda americana che è la Pratt & Whitney, che faceva delle turbine molto potenti, che però si è concentrata nel settore militare, quindi non può più operare nel settore del trasporto civile. Quindi il trasporto aereo, dal punto di vista dei fornitori, è molto concentrato. Due sono i produttori di aerei nel mondo e due sono i fabbricanti di turbine nel mondo. Quindi il potere dei fornitori è estremamente elevato.
Il potere dei clienti, come ho già accennato precedentemente, anche qui è molto alto, perché oggi chi viaggia in aereo ha una possibilità di consultare innumerevoli tariffe via internet. Ci sono proprio dei siti, come molti di voi già li avranno utilizzati, che loro stessi offrono una gamma di proposte dalla più conveniente alla meno conveniente in termini di prezzo, di qualità del servizio, del numero di atterraggi e via di seguito. Quindi il potere dei clienti qui è molto alto e questo fa sì che nel trasporto aereo, vuoi per il potere molto elevato dei fornitori e molto elevato dei clienti, la redditività è comunque sempre bassa. È sempre una lotta sui prezzi e non c'è praticamente nessuna fedeltà. Non esiste il cliente che è abituato a viaggiare con la Delta Airlines, che per qualunque percorso userà la Delta Airlines. Se trova una compagnia aerea che a parità di tratto offre un prezzo migliore, non ha nessuna remora a cambiare. Settore automobilistico. Il settore automobilistico, i potenziali entranti qui sono bassi perché è un settore che richiede dei capitali di investimento estremamente alti. Tra l'altro, per il settore automobilistico bisogna raggiungere delle economie di scala piuttosto elevate, quindi produrre alti, alti volumi di automobili prima di poter pareggiare i conti. L'esempio lo sta dando sia Tesla che la cinese NIO, che sono le due aziende che sono, diciamo, più attive nel settore delle auto elettriche. A tutt'oggi Tesla ha già bruciato oltre 5 miliardi di dollari di capitale. L'unico trimestre che è stato inattivo è stato l'ultimo, quello che è finito a dicembre. Si prevedeva che il primo trimestre del 2019 continuasse inattivo, ma già stanno circolando notizie che sarà in negativo di nuovo. Quindi è un'azienda che ancora non ha raggiunto le economie di scala sufficienti per operare in utile ed ha già bruciato oltre 5 miliardi di dollari. Stesso identico discorso per la NIO cinese. Anche lei ha passato già i 5 miliardi di dollari di capitale investito e continua ad operare in perdita. Quindi cioè, entrare in questo settore, le potenzialità sono veramente basse. I prodotti sostitutivi ce ne sono abbastanza nel settore auto, perché ci sono tutti i trasporti aerei, trasporti dei treni, quindi questo settore ha una presenza di prodotti sostitutivi potenziale medio. Il potere dei fornitori qui è basso, perché le aziende automobilistiche hanno un po' il coltello alla parte del manico, perché fanno degli ordini di elevate quantità. Esiste peraltro molta competizione nel mondo dei fornitori di componenti auto, quindi il potere dei fornitori in questo caso è basso. Una caratteristica negativa nel settore automobilistico è il potere dei clienti, perché si ripete un po' lo stesso discorso del trasporto aereo. Le informazioni sono estremamente diffuse. C'è una sensibilità al prezzo molto elevata nel settore automobilistico e questo fa sì che la fedeltà alla marca, diciamo, non sia molto elevata e questo fa sì che nel settore automobilistico ci sia anche lì un confronto abbastanza forte sui prezzi, forti investimenti in pubblicità per poter differenziare il prodotto rispetto alla concorrenza e questo fa sì che la redditività del settore automobilistico è in generale bassa. Se non ricordo male, siamo intorno all'1,5-2% del fatturato nella maggior parte delle aziende, che è una redditività veramente minima. Nel settore farmaceutico, qui abbiamo una situazione completamente diversa perché i potenziali entranti, la situazione è un po' simile a quella del settore automobilistico. Occorrono molti capitali per entrare nel settore farmaceutico e c'è una variante in più. Occorre un know-how scientifico non indifferente perché bisogna avere, oltre che i capitali per poter costruire un'azienda farmaceutica, anche il know-how scientifico per sviluppare i prodotti che poi devono essere commercializzati. Come prodotti sostitutivi nel settore farmaceutico, diciamo, sono bassi, nel senso che i prodotti sostitutivi di un farmaco possono essere delle terapie come l'agopuntura, la chemioterapia, ma diciamo, prodotti sostitutivi del farmaco in realtà non ce ne sono.
Il potere dei fornitori è basso perché sostanzialmente i fornitori sono fornitori di sostanze chimiche di base, quindi diciamo, sostanze che hanno, diciamo, basso prezzo, poco valore aggiunto, perché poi la propria industria farmaceutica che li combina secondo le proprie sperimentazioni. Quindi il potere dei fornitori è basso. Il potere dei clienti anche è piuttosto basso, perché un paziente, se ha bisogno di un farmaco, non ha molto come muoversi. Sì, forse ci sono dei farmaci similari, ma anche lì la sensibilità al prezzo, come dicevo prima, nel settore farmaceutico è bassa, conta molto più la fedeltà e l'esperienza individuale. Chi ha tratto beneficio da un certo farmaco, diciamo, è riluttante a cambiarlo per una differenza di prezzo. Questo fa sì che, insomma, le industrie farmaceutiche riescano sempre a spuntare dei prezzi piuttosto elevati nel mercato. E questo fa sì che tutte queste componenti di bassa competitività fanno sì che la redditività sia alta nel settore farmaceutico. Il settore del cloud computing, dell'intelligenza artificiale, diciamo, è un settore in forte crescita, quindi i potenziali entranti, c'è una minaccia media, nel senso che essendo un settore che è in crescita ed ha una redditività buona, fa sì che generi aziende, che ci siano aziende che vogliono entrare in questo settore. I prodotti sostitutivi sono di poca entità, perché sono tanto il cloud computing quanto tutta l'area di intelligenza artificiale richiede un know-how non indifferente, quindi non è facile avere prodotti sostitutivi. Potere dei fornitori, ma il cloud computing, l'intelligenza artificiale, non ha i veri fornitori, diciamo, è l'intelligenza umana. Quindi rispetto alla titolarità aziendale, il potere contrattuale è piuttosto limitato. I consumatori hanno in realtà un sufficiente potere, perché ci sono ormai molte aziende che operano nel settore del cloud computing e molte anche che operano nell'area dell'intelligenza artificiale, con gli algoritmi. Vediamo sempre nascere tutte società di fintech una dopo l'altra, quindi, diciamo, il potere di scelta dei clienti è abbastanza elevato. E questo fa sì che il settore del cloud computing, dell'intelligenza artificiale, anche e soprattutto per essere un settore in alta, con forte crescita, ha una redditività piuttosto alta. Vediamo l'e-commerce. Anche questo è un settore che sta prendendo sempre più piede nelle abitudini dei consumatori, sempre meno vendita al dettaglio fisico e sempre più acquisti via internet. È un settore, come dicevo, in forte crescita, ha barriere d'ingresso molto basse, perché è facile entrare nel settore di e-commerce, basta, diciamo, creare un sito, diciamo, che rispetto ad altre barriere d'ingresso è molto limitato. Quindi la minaccia che ci siano nuovi entranti è molto alta. E poi lo vediamo quotidianamente, insomma, le aziende di e-commerce si stanno moltiplicando. Vado un po' più di fretta su questi settori per non perderci molto tempo. I prodotti sostitutivi in realtà sarebbero solamente i negozi fisici, ma come stiamo sperimentando, c'è sempre più la tendenza ad usare l'e-commerce rispetto ai negozi fisici. Il potere dei fornitori, ci sono molti fornitori nel settore dell'e-commerce, quindi hanno un potere medio. Il potere dei clienti è alto, perché ci sono innumerevoli società di e-commerce, e quindi c'è la possibilità di scegliere tanti prodotti, quanti rapporto qualità-prezzo, e questo fa sì che l'e-commerce, pur essendo un settore in forte crescita, abbia una redditività media. Il settore della cannabis, anche qui, il settore della cannabis, diciamo, è diviso in due grandi blocchi.
come abbiamo già visto in altri webinar, c'è il settore della cannabis ricreativa, quella con la molecola THC che è psicoattiva, e poi c'è il settore, diciamo, più terapeutico, che è il CBD, insomma i cannabinoidi, che sono fondamentalmente è un uso della molecola della cannabis a fini terapeutici. Ci sono due mercati distinti. Nel settore della cannabis a uso decorativo, diciamo, occorrono molti capitali perché bisogna o acquistare o prendere in leasing terreni molto estesi, perché qui parliamo di società che producono tonnellate di foglie di cannabis ogni anno, quindi il costo dell'acquisto di terreno, anche il leasing, è notevole, occorrono molti capitali. Anche qui c'è il discorso dell'economia di scala, perché bisogna raggiungere una certa produzione media annua per poter andare in break-even. Nel settore della cannabis ricreativa, tra l'altro, c'è il problema del canale di distribuzione, perché fino a poco tempo fa il canale di distribuzione era illegale. Adesso, un po' con la liberalizzazione in Canada, poi abbiamo visto in tanti altri stati degli Stati Uniti, l'uso ricreativo è stato permesso, e quindi si crea il problema di come distribuire questa marijuana ai consumatori. Abbiamo già parlato diverse volte di alcuni mergers ed acquisition che sono avvenute tra società di cannabis e multinazionali nel settore o del tabacco o degli alcolici. Comunque, in generale, il settore del cannabis è un settore in crescita, però richiede un certo numero, una certa quantità di capitali per essere investito nella cannabis ad uso ricreativo, e nell'uso terapeutico richiede un know-how scientifico non indifferente, perché in realtà si tratta di farmaci. Quindi complessivamente il settore della cannabis ha una redditività media. L'ultimo settore che abbiamo preso, ad esempio, è il settore delle biotecnologie, e qui, diciamo, si divide in due grandi blocchi, cioè sono le aziende che riescono a portare a compimento la sperimentazione di un nuovo farmaco, e quelli invece, diciamo, che poi interrompono la sperimentazione per mancato successo, o perché il Food and Drug Administration non accetta i dati presentati come sufficienti per autorizzare la commercializzazione di un determinato farmaco. Qui nel biotecnologia si ripete lo stesso ragionamento nel settore farmaceutico, quindi sono tutte variabili di basso impatto. E per questo le società di biotecnologie, quando riescono a completare la sperimentazione di un farmaco con successo, hanno una redditività estremamente elevata. Questo è un po' quanto per questi sette settori che ho preso ad esempio, solo per fare un'applicazione pratica, così come avevamo fatto nel caso del modello del Boston Consulting Group sui 12 settori che avevamo visto l'altra volta. Maurizio, ti ripasserei la parola a 2 Sì, minuti certo, va benissimo. prima di cambiare argomento e fare la valutazione di Facebook. Perfetto, parleremo di Facebook, come è stato annunciato poi già negli inviti diramati a tutti i nostri ascoltatori e lettori. Da questo momento parte la super promozione. Avete a disposizione 10 slot per i più veloci di voi per mandare un WhatsApp o un SMS al 320 8756 444. Qual è l'obiettivo? È quello di prendervi Nasdaq Professional con uno sconto ancora superiore a quello che trovate già scontato sul sito. Quindi 320 8756 444 per i più veloci 10 di voi che prenoteranno la super offerta. Quindi uno sconto ancora superiore a quello presente. Già scontato il prezzo, già scontato sul sito. Questa offerta è anche estesa a tutti coloro che ascoltano questo webinar in forma registrata, limitatamente a 5 slot, quindi a 5 posizioni. 10 per chi lo ascolta in diretta, 320 8756 444 per prendere Nasdaq Professional a condizioni imperdibili, e 5 per tutti coloro che prenoteranno mandando un messaggio WhatsApp, SMS a 320 8756 444 per chi ascoltano questo webinar in forma registrata. Bene,
Bene, è partito, mi dicono che già stanno arrivando WhatsApp e SMS. Gianni, ti ripasso di nuovo la parola per l'ultima parte del webinar. Bene. Dunque, valutazione di Facebook. Recentemente ho letto un rapporto della JP Morgan su Facebook. Le previsioni di crescita di Facebook sono, per quanto attiene al parere della JP Morgan, piuttosto limitate. Questo mi ha un po' sorpreso perché rispetto ad altre valutazioni che avevamo fatto di Google e di Amazon, le previsioni di crescita invece erano piuttosto consistenti. Per il calcolo del valore dell'azienda, noi abbiamo seguito il metodo standard che abbiamo seguito anche in altri casi, quindi sono 10 passi. Quindi il calcolo del valore dell'azienda è basato sull'attualizzazione del flusso di cassa su un periodo di 10 anni. Quindi individuare il periodo di cui calcolare il flusso di cassa sono 10 anni, calcolare gli utili annuali prima degli interessi, le imposte, eccetera, calcolare il flusso di cassa disponibile annuale, il free cash flow. Quindi scegliere il tasso di sconto per attualizzare tutti i flussi di cassa annuali, fare l'attualizzazione, quindi trovare il net present value del flusso di cassa decennale. Si prende il periodo di 10 anni perché è un periodo per fare ragionevoli previsioni di sviluppo, ma non è che l'azienda al 10º anno cessa di esistere, continua ad esistere presumibilmente in eterno. Quindi si calcola il valore terminale dell'azienda al 10º anno. E si applica un tasso di crescita che viene definito perpetuo. E quindi questa è la seconda componente del valore di un'azienda, è il valore perpetuo attualizzato ad oggi. Quindi il valore dell'azienda alla fine viene individuato come somma dell'attualizzazione del flusso di cassa di 10 anni, più l'attualizzazione di questo, diciamo, perpetuity, come si dice in inglese, e quindi il valore dell'azienda è poi viene dato da questo punto 5 e da questo punto 8. A questo valore dell'azienda bisogna aggiungere, questi sono flussi di cassa futuri, bisogna aggiungere la posizione finanziaria netta, cioè quanti soldi, quanta liquidità dispone l'azienda in quel momento, e gli asset dell'azienda. Vediamo adesso i numeri di Facebook. Vi apro quest'altro blocco di slide. Eccoli qua. Questa è la previsione del fatturato e degli utili di Facebook fino al 2027. Vedete che nel 2018 Facebook ha chiuso con circa 48 miliardi di fatturato. E nel 2027 la previsione è di 68. Sì, c'è un aumento del 40-50% nei prossimi 10 anni, però rispetto ad altre aziende che noi abbiamo analizzato è una crescita molto ridotta. Infatti vedete che per il 2019, cioè l'anno in corso, la crescita è del 12% rispetto all'anno precedente, poi scende al 5, poi scende al 3 e poi rimane una crescita del 2% perché JP Morgan ha stimato che la raccolta pubblicitaria di Facebook avrà un punto di saturazione da qui a qualche anno, a partire dal 2022. E questo si dovrebbe protrarre per un certo numero di anni. Di conseguenza, anche la crescita degli utili prima delle tasse e delle svalutazioni, che è l'EBITDA, passa da 28 miliardi del 2018 e arriva a 42. Anche qui c'è un aumento del 50% in 10 anni, però è relativamente poco se si considera che la crescita è, diciamo, nell'ordine del 2% l'anno per i prossimi 7-8 anni, dal 2022 al 2027. Questo è per quanto riguarda il fatturato e utili lordi di Facebook. Il flusso di cassa, qui è andato fuori linea questi due numeri, comunque partiamo da 18 miliardi di euro di no PAT, sarebbe net profit, net operating profit after tax, sarebbe gli utili netti dopo le tasse.
Nel 2018 sono stati circa 18 miliardi di dollari. Anche qui c'è un aumento fino al 2027 a 28 miliardi di dollari. L'incremento esiste, ma non è così importante come in altre realtà aziendali come Google e Amazon. E anche Microsoft, anche lei ha un tasso di crescita molto superiore a quello di Facebook. Questo è il flusso di cassa che nel 2018 è stato circa 14 miliardi di dollari e arriverà a 24 nel 23-24 nel 2027. Anche qui c'è un forte incremento, ma non è così importante. Questi sono i tassi di attualizzazione che vanno dal 9,5% all'8,5%. Sono, diciamo, il tasso di rendimento atteso dagli investitori che viene utilizzato per, diciamo, come tasso di sconto per attualizzare il flusso di cassa. Ovviamente vedete che quando il tasso di sconto è maggiore, il valore attuale è minore. Quando il tasso di sconto è minore, il valore attuale è maggiore. Andiamo a vedere i flussi di cassa dei prossimi 10 anni, questi li abbiamo già visti nella tabella precedente, questi sono i valori attualizzati utilizzando i tre diversi tassi di sconto. Quindi alla fine il valore presente di questi flussi di cassa futuri sono da un'ipotesi minima di 141 miliardi di dollari a 146 miliardi di dollari, a seconda, ripeto, del livello del tasso di sconto. Vediamo adesso il valore dell'azienda. Quindi riprendiamo questi valori del flusso di cassa attualizzato minimo e massimo 141 e 146. Abbiamo stabilito, come dicevo in apertura, il valore terminale, quello cioè che viene assegnato al decimo anno. Questi sono i tassi di crescita perpetui, cioè si ipotizza che poi l'azienda continui a vivere in eterno avendo un tasso di crescita che va dall'1,50 al 2,50% medio. Questi sono i tassi di sconto e quindi questo è il valore presente, il valore attualizzato di questo valore perpetuo che ha l'azienda. E quindi si sommano questo valore del flusso di cassa attualizzato con il valore del flusso perpetuo dell'azienda e si arriva a questi tre valori. Per Facebook un valore minimo di azienda di 281 miliardi, 311 medio e 351 massimo. Vediamo che cosa succede andandola a dividere per il numero delle azioni presenti di Facebook. Quindi questi sono i valori che abbiamo individuato come somma dell'attualizzazione del flusso di cassa dei primi 10 anni e del valore perpetuo dell'azienda. A questo si aggiunge la liquidità in azienda. Facebook ha circa 10 miliardi di liquidità alla fine del 2018. Si aggiungono anche gli asset e questi sono i tre valori aziendali di riferimento che vanno suddivisi per il numero delle azioni. Facendo questa divisione, noi abbiamo un valore minimo di Facebook che è individuato in 112 dollari per azione e un valore massimo con circa 137. Bisogna tenere presente che quando è stata fatta questa valutazione, che era il 31 di marzo, se non vado errato, Facebook quotava in borsa al Nasdaq 164 dollari. Quindi rispetto a questa ipotesi di crescita e quindi con tutte le considerazioni di calcolo che abbiamo fatto, Facebook rispetto al valore di mercato del 31 marzo è sopravvalutata del 31%, del 25% come valore medio o del 16% come valore massimo. Questo sta a dire che se le ipotesi di fatturato e di utili sviluppate da JP Morgan nei prossimi 10 anni, il titolo Facebook dovrebbe tendenzialmente ridursi in termini di valore. Quindi, invece che 164, dovrebbe nel corso del tempo assestarsi insomma a 130-140 dollari. Questo, è un po' l'opposto di quello che avevamo visto tanto nella valutazione di Google quanto nella valutazione di Amazon, perché quando le abbiamo
valutate all'epoca, poi nel corso degli ultimi mesi questi titoli sono cresciuti, hanno avuto un rialzo rispetto al valore iniziale. Qui invece l'ipotesi è contraria, cioè si aspetta un ritracciamento del titolo nei prossimi anni. Questo è tutto per quello che riguarda Facebook. Continuate a sentirmi, Maurizio. Sì, assolutamente. E la ragione per cui quello che ci hai detto ci ha colpito in modo particolare, io avevo già anticipato che ci sarebbe stata una sorpresa, secondo me, in quello che ci avresti detto di Facebook. Sai che ci sono eserciti di investitori che stanno investendo un po' alla cieca, mi si permetta di dirlo, su titoli di questo genere, e questo tipo di valutazione, che è comunque una valutazione di tipo fondamentale, secondo me è una valutazione di grande interesse per gli investitori. Il titolo Facebook è leggermente sopravvalutato. Teniamone conto, questo non significa che la borsa non è quasi mai logica, però certamente i valori fondamentali prima o poi riconducono alla realtà anche i valori più particolari, più strani. Prego Gianni, puoi proseguire. Nel frattempo vi ricordo 320 320 8756 444 per prenotare la super offerta. Prego Gianni, prosegui pure fino alla conclusione. L'ultima parte del webinar riguarda due aziende da guardare, sono tutte e due quelle del Nasdaq, ve le descrivo, facciamo alcune considerazioni e vediamo co quanto sono interessanti da un punto di vista di investimenti. Dunque, cominciamo con GEVO. GEVO è un produttore di biocarburanti, questo ve lo sottolineo. Di biocarburanti di nuova generazione, prodotti chimici rinnovabili. GEVO produce una sostanza che si chiama isobutanolo, che è utilizzato in particolare come carburante per gli aerei. Questo è uno dei settori, ce ne sono anche altri, non entro nella parte, diciamo, chimica e tecnologica perché non è questa la sede. Diciamo, Tevo ha un sistema di trasformazione di biomasse in un prodotto che si chiama isobutanolo che è utilizzato per produrre benzina verde, soprattutto ad uso aeronautico. Questo è il grafico di GEVO negli ultimi 12 mesi. Qui c'è stato un picco isterico perché quel giorno l'EPA, che è la Environmental Protection Agency americana, cioè l'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente, aveva fatto una dichiarazione in cui questa percentuale di isobutanolo che si poteva utilizzare per il rifornimento di automobili, non di aerei, di automobili, avrebbe avuto un incremento per legge. Questa notizia ovviamente ha fatto aumentare il rialzare tutti i titoli delle aziende che producono questo tipo di carburante. Nel caso della GEVO, il rialzo è stato impressionante, è passata da 3 dollari a 22 nel giro di 24 ore, poi ovviamente ha ritracciato, è ricrollato tutto e si è ricominciato da capo. È un'azienda che, come vedremo, recentemente ha fatto una serie di accordi. Per cui credo che sia un'azienda da tenere sott'occhio perché questo titolo potrebbe avere nel breve medio periodo un rialzo significativo. Vediamo quali sono stati, vi riporto alcuni numeri di Tevo, ma sono piccoli al momento, non sono, comunque Tevo è passato da un fatturato di 17 milioni di dollari a 33, ha asset per circa oltre 100 milioni di dollari e ha pochissimi debiti, ha 18 milioni di dollari di debito, quindi da un punto di vista finanziario è ben messa. Il fatturato ancora non è decollato, poi vedremo il perché. Continua ad essere un'azienda che non fattura molto, ma è anche delle piccole perdite, cioè attorno a 27 milioni. Sono diminuite rispetto a un paio di anni fa, comunque continua ad operare in perdita. Il trend, comunque, da come vedete, dal 2019, queste sono le previsioni di utili e perdite. L'azienda
è previsto che continuerà in perdita per altri 2 o 3 anni, ma comunque con perdite molto, molto ridotte rispetto a quelle attuali. Vediamo quali sono state le notizie recenti che riguardano questa città e che fanno ben sperare per la sua, diciamo, per i suoi progressi. La fondatrice di Gevo, Frances Arnaud, che è una professoressa dell'Università della California, l'altro anno ha vinto il premio Nobel per la chimica. Il premio gli è stato assegnato per aver scoperto e utilizzato l'enzima sì, che consente la trasformazione di biomasse in carburante verde. Per aver ricevuto il premio Nobel per la chimica vuol dire che questo processo e questo enzima ha una sua indubbia e indiscutibile validità scientifica. E questo, diciamo, un fatto successo nell'ottobre scorso. Nel dicembre scorso Gevo ha firmato un accordo con una società che si chiama Renmatics, che è una società leader nel processo di trasformazione di biomasse, sempre destinate al carburante verde per il mercato aeronautico. L'accordo è importante. Tra l'altro, in Renmatics, lo stesso Bill Gates ha investito circa 20 milioni di dollari di capitale proprio. Quindi non è, mi sembra, una persona Bill Gates che investa a vanvera. Quindi questa Renmatics deve avere una sua potenzialità intrinseca. E già ha firmato un accordo importante con questa società. Ne ha firmato anche un altro nel gennaio scorso, un accordo con 8 compagnie aeree operanti in California, in cui Gevo, diciamo, si è prenotata per fornire il carburante verde. Vedremo poi in dettaglio questo che cosa significa per l'industria aeronautica. Ha firmato anche un accordo per la fornitura di isobutanolo con la Avu Fuel Corporation, che è un'azienda che distribuisce, fornisce carburante ed ha 3.000 punti di vendita negli Stati Uniti e in Europa. Sono punti di vendita fondamentalmente negli aeroporti, dove questa Avu Fuel Corporation fornisce carburante, diciamo, ordinario, ma anche biocarburante. Nel febbraio scorso, Gevo ha firmato un accordo con il gruppo HCS. L'HCS è un'azienda americana leader nella creazione di idrocarburi sintetici. Scusate l'interruzione, idrocarburi sintetici. Un accordo di 180 milioni di dollari per la fornitura, adesso non entro nel dettaglio, eccetera, però sempre per la produzione di benzine speciali. HCS Group è una multinazionale presente in 3 continenti, quindi anche questo accordo, peraltro non è un accordo, è un contratto che vale 180 milioni di dollari, dovrebbe far lievitare il fatturato di Gevo. Questo è l'impianto di Gevo nella città di Luverne, nel Minnesota. L'ho presentato per far capire che Gevo non è un'azienda di intermediazione o diciamo, una piccola entità scientifica. Ha un impianto di trasformazione di biomasse in benzina verde, di tutto rispetto, che peraltro sta essendo l'oggetto di investimenti per la ristrutturazione e per aumentarne la capacità produttiva. Un accenno sul problema di benzina verde con l'aviazione. Dunque, nel 2018 ci sono stati circa 3 miliardi e 800 milioni di passeggeri nel mondo. Si prevede che questo numero si quasi raddoppi entro il 2035, quindi ci sarà un grosso aumento di passeggeri viaggianti nel settore aereo. Questo forte aumento comporterà, se non ci saranno provvedimenti, un forte aumento di emissione di biossido di carbonio, che è già diciamo, l'effetto serra. All'effetto serra le compagnie aeree già danno un buon contributo, perché di biossido di carbonio nell'aria ne lasciano parecchio. Peraltro di questo effetto serra ormai si parla da alcuni anni, però mi sembra che negli ultimi 2 stiamo capendo che il clima qui è proprio cambiato, sta proprio cambiando rapidamente, quindi il problema dell'effetto serra è un problema più che mai attuale. Quindi ci sarà un forte aumento di trasporto aereo
E le compagnie aeree hanno già concordato tra di loro che a partire dal 2020 cercheranno di utilizzare quanto più possibile biocombustibili. Però alcune hanno già iniziato biocombustibili, nel senso che Gevo è il mercato di Gevo, perché Gevo produce biocombustibili per finalità aeronautica. Però vi faccio vedere che molte hanno già cominciato. La United è la prima compagnia americana, vedete che già utilizza biocombustibili EcoSky per, diciamo, migliorare diminuire la distribuzione di biossido di carbonio nello spazio. La KLM olandese, anche lei già utilizza il biofuel. La Virgin, tra l'altro, ha fatto un accordo per utilizzare il biofuel, già lo sta utilizzando. C'è questa compagnia che è la Alaska Airlines, anche lei sta iniziando a usare la benzina verde. L'Alaska sembrerebbe una piccola compagnia, ma in realtà non lo è, ha il 7% del trasporto aereo negli Stati Uniti. Non so come, però questo è il dato ufficiale, è una compagnia quasi sconosciuta, ma ho visto i dati, trasporta il 7% dei passeggeri americani. L'australiana Qantas, anche lei sta utilizzando il benzina verdi, ha iniziato. L'Etihad degli Emirati Arabi, anche lei, se leggete qui in fondo, usa biocarburante. Tra l'altro, poi ci sono altri un paio di compagnie cinesi che lo stanno facendo, hanno già iniziato. Adesso non ve le riporto, insomma, per brevità. Questo per dire, insomma, che Gevo è una piccola società, ha un buon impianto di produzione, il suo sistema di trasformazione di biomasse in benzina verde è, diciamo, da un punto di vista scientifico, inattaccabile, perché alla fondatrice è stato assegnato il premio Nobel per la chimica. Quindi è una società che noi stiamo tenendo d'occhio, adesso aspettiamo qualche settimana perché dovrebbe uscire con la trimestrale del primo trimestre e potrebbe essere oggetto di investimento interessante per il futuro. Anche in considerazione del fatto che, come ripeto, le compagnie aeree internazionali hanno siglato un accordo che a partire dal 2020 cercheranno di utilizzare quanto più biocarburante possibile per arginare questo aumento di traffico aereo che produrrebbe un ulteriore aumento del biossido di carbonio nell'aria. Questo è quanto per quello riguardo Gevo. Cambiamo azienda ed argomento. Cloudera è una società di cloud computing, quindi sviluppa piattaforme per la gestione dei dati, il machine learning, tutta l'area di intelligenza artificiale, ovviamente poi l'analisi avanzata dei dati. Cloudera, abbiamo già detto, il settore cloud computing, intelligenza artificiale, è uno dei settori a più rapida crescita nel settore, nell'area delle tecnologie. Questo è il grafico di Cloudera, vedete, è stato un po' altalenante negli ultimi 12 mesi, era arrivata a quotare intorno a 20 dollari. Poi ci sono state un po' le crisi di borsa, quindi l'azienda ha un po' ritracciato, era tornata a 15 dollari, poi ha presentato l'ultima trimestrale di dicembre, il 31 dicembre, e il bilancio 2018. Al mercato non è piaciuto per niente, io devo proprio dire. L'azienda ha perso quasi il 30% di valore, però a mio avviso è stato una punizione eccessiva. Adesso poi vi mostrerò i dati e non credo che questo ritracciamento del 30% sia giustificato dai numeri. Credo sia stata più una reazione, una overreaction, come si dice negli Stati Uniti, rispetto al bilancio annuale. Questi sono i dati che ha presentato Cloudera. Il quarto trimestre, quello concluso il 31 dicembre, il fatturato del trimestre è stato 145 milioni di dollari, ne erano attesi 121, quindi ha fatturato il 20% superiore. C'è stata però di contro una perdita maggiore rispetto a quella attesa, erano attesi 11 centesimi di perdita, le operazioni sono stati 15. Nel 2018 l'azienda comunque ha avuto una crescita di fatturato consistente, è arrivata quasi a 500 milioni di dollari, e ha avuto una perdita perché ancora non ha raggiunto le necessarie economie di scala per entrare in utile.
Nel 2019, questi sono i dati stati presentati a marzo, il fatturato previsto è di 850 milioni, che è il 75% in più rispetto all'anno precedente, ed erano attesi per il 2019 540 milioni, quindi c'è un aumento del 50% rispetto al fatturato atteso. Anche nel 2019 però l'azienda dovrebbe operare in perdita, anche se sono perdite relativamente contenute. Però torno a dire, è un'azienda che è passata nel giro di 3 anni da fatturati molto bassi, li vedremo fra poco, la provisione di quest'anno è di 850 milioni, quindi si sta avvicinando rapidamente ad un miliardo di dollari di fatturato. Questi sono alcuni numeri che vi indico. Vedete, il fatturato del 2016 erano 160 milioni di dollari, grosso modo. Nel 2018 sono stati 370, questi 370 sono i fatturati di Cloudera, azienda propria. Qui vi ho indicato 480, perché questo è il risultato consolidato, perché Cloudera nel 2018 ha acquisito una piccola società concorrente che si chiama Hortonworks, che fattura circa 120 milioni di dollari all'anno, quindi quello di prima è un dato consolidato, questo invece è un dato di Cloudera. Questo è il fatturato. La posizione finanziaria è anche molto migliorata in termini di liquidità, siamo passati da 36 milioni di dollari a 120, gli investimenti anche sono aumentati, da un punto di vista di attività e passività anche questa è una situazione confortevole, perché la Cloudera ha asset per quasi 700 milioni di dollari e ha debiti quasi per la metà, quindi diciamo un'azienda abbastanza ben messa da un punto di vista finanziario. Ha delle ottime opportunità, delle ottime prospettive di crescita. Il mercato ha reagito violentemente, questo è tipico di Wall Street, ma insomma, a mio avviso questa è un'azienda che va osservata da vicino, perché ha delle possibilità di crescita, di rialzo di valore nel breve e medio periodo. Io con questo, Maurizio, avrei terminato il mio intervento di oggi. Ok, Gianni, credo che ci hai fatto molto di più nella lezione universitaria. Noi ti siamo grati di questo. Mentre riprendo il controllo del video, se ci sono delle domande evidentemente degli ascoltatori siamo disponibilissimi a rispondere, anche se su questo tipo di argomenti in genere si ascolta volentieri, perché cresce la nostra cultura finanziaria e aggiungiamo un tassello a quel mosaico che è appunto la nostra cultura per affrontare i mercati. Vi ricordo ancora WhatsApp, SMS al 320 8756 444. Avete tempo ancora per qualche minuto dopo la chiusura di questo webinar e mandate un messaggio per qualsiasi ragione vi occorra di avere ulteriori informazioni o comunque per poter usufruire dell'offerta super speciale per aderire al programma Nasdaq Professional, quindi al servizio Nasdaq Professional sul sito Traders Cup, sul braccio operativo di Traders Cup, gestito da Traders Magazine Italia, grazie a Gianni Mattioli, grazie alla professionalità di questo grande trader e analista internazionale. Stanno arrivando gli auguri di buona Pasqua a Gianni, che ti trasmetto. Il calore da parte di tutti i nostri lettori, da parte di tutti i nostri ascoltatori. Ed è con un augurio di buona Pasqua, che buona Pasqua 2019, che lasciamo questo webinar. Il prossimo webinar sarà la prossima settimana, quindi dopo Pasqua. Abbiamo concentrato i 3 appuntamenti nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, proprio perché domani chiudono le scuole. È un'ottima occasione per stare con i nostri bambini, con i nostri figli, per pensare un po' meno ai mercati e per pensare un po' di più a riposare. Un sincero augurio. Cloudera è quotata al Nasdaq, Gianni? Sì. Sì, perfetto. Scusami, era una domanda in extremis, mi piaceva di sì, sì, il simbolo è Como, Livorno, Domodossola, Roma. CLDR, quindi, Cloudera, no. CLDR, Como, Livorno, Domodossola, Roma. Perfetto. Quindi buona Pasqua a tutti, arrivederci con il prossimo webinar nella prossima settimana. Non vi so ancora dire se sarà martedì o mercoledì, ma certamente
Nella prossima settimana avremo il nostro solito appuntamento con la cultura finanziaria delle ore 18. Non so se avete visto che tutti quanti stanno spostando i webinar alle ore 18, prendendo spunto da Traders Magazine Italia. Questo è una cosa che ci inorgoglisce in modo particolare, perché significa che siamo andati incontro alle vere esigenze del pubblico. Gli altri fanno i webinar alle 18, ma noi facciamo cultura finanziaria alle 18. E non credo che siamo in molti in Italia a farlo a questo livello. Non è una vanteria, è quello che ci viene riconosciuto universalmente dal nostro pubblico. Ci vengono delle conferme, Gianni, che ci stanno dicendo no, noi seguiremo voi, e noi ringraziamo ancora una volta il nostro pubblico per tutto questo. Grazie a te, Gianni, per tutto quello che ci hai trasmesso, per la immensa cultura che ad ogni webinar ci trasmetti. Grazie di tutto quanto, grazie al pubblico, buona Pasqua a tutti, ci risentiamo dopo Pasqua. Grazie.